Buongiorno mister. Buongiorno. Allora, settimana più rilassata sicuramente dopo la vittoria di Pescara questa. Come hai visto i ragazzi? Ah, settimana chiaramente diversa dalle ultime, perché è normale lavorare dopo tante situazioni negative, dopo momenti non positivi. Non è facile, invece questa settimana arriviamo a questa partita dopo una bella prestazione, prima di tutto, dopo una vittoria che mancava da tanto tempo, ed è normale che l'umore è diverso. E gli allenamenti questa settimana sono stati diversi rispetto a prima e mi auguro che questa vittoria abbia dato a tutti, a tutto l'ambiente, a noi in particolare, quel qualcosa in più che servirà adesso a tirar fuori il massimo per venire fuori da questa situazione negativa. Sono felice per la prestazione, soprattutto nel secondo tempo, e la reazione che hanno avuto i ragazzi, e sanno benissimo che se diventi una squadra che riesce a ribaltare momenti negativi durante una partita, vuol dire che stai maturando, stai crescendo, e vuol dire che hai delle qualità da mostrare da qui in avanti. Ecco, a volte sono anche gli episodi, anzi spesso sono gli episodi in calcio che decidono tutto, no? Per una volta magari li abbiamo avuti più a favore nostro, era anche l'ora di diciamo, perché in presenza di campionato non è che sia stato sempre così. Gli episodi a favore, se analizziamo bene, può essere quel gol annullato, ma ho visto la reazione, io ero lontanissimo, ho visto la reazione di Scuffè, di Mora, ha detto l'area di rigore, ha alzato subito il braccio, quindi penso che un minimo di fallo di mano ci fosse, penso che l'arbitro non aveva nessun motivo per annullare quel gol. Allora credo che se l'ha fatto sia stato giusto così, poi sia stati, penso, bravi e non fortunati sulle due situazioni dove abbiamo fatto gol, perché abbiamo nel secondo tempo spinto tantissimo, finalmente abbiamo giocato con pazienza, senza forzare giocate, aspettando il momento giusto, e chiaramente poi quando fa gol un subentrato, penso che per una squadra sia il massimo. Per i propri compagni, per l'allenatore, per i dirigenti, vuol dire che tutti si remano dalla stessa parte. Ha fatto gol un ragazzo che non aveva mai messo piede in campo, e allora vuol dire che chi entra e chi dà tutto per la causa, vuol dire che ci tiene a far bene, che non vede l'ora di raddrizzare questa situazione negativa, e di questo personalmente ne sono felicissimo, perché sia lui, Erlich che Delano, quando hanno messo piede in campo hanno dato il 100%. Ripeto, per una squadra questo è tanta roba. Da un punto di vista fisico, invece come stanno i ragazzi? Ma tutti bene, non recuperiamo Galabino, Marchizza è in recupero, speriamo di averlo al più presto, a Campora anche. DJ sta molto meglio e quindi a livello fisico stiamo bene, l'abbiamo sempre dimostrato, la tenuta durante la gara è ottima, se no non si spiega quel forcing che abbiamo fatto nel secondo tempo, tutto quel sacrificio, tutta quella voglia di ribaltare, se non stai bene, penso, vabbè, io sono convinto che la testa è quella che comanda, ma chiaramente se non hai neanche le gambe non riesci a fare quello che hai fatto. In questo momento, come ho detto prima, mi auguro che questa vittoria abbia dato slancio a tutti, che la mente si approcci in maniera diversa alla partita di domani, e torniamo in casa, e in casa alle volte quella pazienza, quella maturità e quella calma che abbiamo fatto vedere nel secondo tempo spesso non ce l'abbiamo, forse perché vogliosi di arrivare subito al risultato, forse perché davanti al nostro pubblico abbiamo la smania di arrivare subito al risultato. Questo non deve accadere, perché come ho detto in precedenza, il picco per noi deve diventare il nostro alleato, deve diventare il 12° uomo, e noi vogliamo tutto lo stadio dalla nostra parte, e con pazienza dobbiamo tutti insieme ottenere un risultato positivo. Parliamo un po' di queste avversarie, quella di quest'anno come lo Spezia ha preso una
Che cosa ti aspetti da loro e come vi siete preparati? È una squadra che è in netta ripresa. Anche loro hanno avuto un inizio difficoltoso, adesso arrivano da due vittorie consecutive, di cui una fuori casa, di cui un'altra in casa con un risultato ampio. Ed è una squadra pericolosa, la conosco bene perché l'ho incontrata due volte l'anno scorso. Il risultato è stato in entrambi i casi negativo, però adesso è tutta un'altra storia. Penso che loro siano una squadra molto pericolosa perché hanno degli esterni velocissimi, hanno ormai una compattezza, si conoscono dall'anno scorso, hanno un'identità ben precisa. L'allenatore è giovane, bravo e motivato, quindi partita molto difficile anche per quello che ho detto prima, perché l'effetto picco mi auguro che passi, perché noi in casa dobbiamo per forza cambiare passo, accelerare. E affrontiamo una squadra in salute e, come ho detto prima, anche noi mi auguro che la mente sia diversa e sono convinto che verrà fuori una bella partita e speriamo di spuntarla noi alla fine. Che cosa direte ragazzi dopo questa, cioè, che risultato in campo, la maglia di tutti stampata, c'è anche qualche uno che ha versato qualche lacrima, logicamente ha lasciato andare la tensione. Tu che cosa gli hai detto quando li hai trovati in media ancora? Ma è normale che, come ho sempre detto quando sono venuto in precedenza qui in conferenza, che tutti stavamo soffrendo per questa situazione negativa, il non vincere è chiaro che ti toglie certezze, non ti fa stare bene, la gratificazione di andare in campo e cercare di ottenere i risultati positivi è il nostro lavoro, quando non lo ottieni chiaramente non si è felici. Ho visto dei ragazzi piangere, ho visto finalmente tutta la panchina e tutti i componenti saltare in campo e andarsi a abbracciare tutti uno con l'altro. Erano momenti che mancavano, momenti che ci tenevamo a farli arrivare più presto. E io a fine partita nello spogliatoio ho visto ragazzi felicissimi, ho visto ragazzi veramente al settimo cielo. E poi quando sono rientrato, perché questa settimana sono stato via i primi due giorni, è normale, come ho detto prima, trovi le facce diverse, trovi dei sorrisi che avevamo un po' smarrito, trovi anche durante le partitelle, le esercitazioni, i lavori tattici, molta più disponibilità a livello mentale, ed era quello che ricercavamo. E mi auguro che questo sia un punto di partenza per noi. Vista la domanda da centro di storia che si fanno tutti, Fugino si è promosso sul campo oppure veramente Rondi hanno fatto primavera, quindi è richiesto di fare una gestione prudente per un ragazzo così giovane che con pochi minuti di serie B l'anno scorso? Allora, per quanto riguarda Fugino, ve l'avevo detto, è in netta, l'avevo già visto prima della gara, in netta crescita. Lui sta pagando il fatto di essersi presentato in ritiro non in perfette condizioni, è un ragazzo con una stazza enorme, è un ragazzo che ha bisogno di allenarsi forte e soprattutto in nazionale continuava a dare spunti positivi, risultati positivi perché continuava a far gol, anche in allenamento molto più motivato. Avevamo detto che il momento sarebbe arrivato anche per lui. La gara si era messa in una situazione, aveva preso una piega dove continuava ad andare dentro, mettere i palloni dentro, e allora in quel caso le sue qualità per forza di cose sono utili. Rispetto a tante altre partite abbiamo avuto più dominio, più predominio, più palloni negli ultimi 20 metri, allora l'ho pensata così. Siamo stati premiati, sono contento di aver per la prima volta azzeccato una situazione non semplice. Però i complimenti vanno fatti a lui perché, come ho detto prima, si è fatto trovare pronto, ha fatto gol in una delle sue caratteristiche principali, che è quello del colpo di testa. Lui ha un terzo tempo che può far male, e quello non è un assist, che tutti adesso vi stanno dicendo dell'assist, però esserci su quella palla, esserci su quella palla già è importante. È un uomo d'aria, lui se in futuro
e riusciamo ad avere questo dominio della gara. È un calciatore, ma l'abbiamo fatto vedere anche in Coppa, anche contro l'amichevole contro la Samp, che dentro l'area c'è guizzo, c'è affiuto, e recuperarlo per noi è stata sempre una priorità, perché dato che abbiamo avuto fuori per tutto questo tempo Galabino, quello che si avvicina alle sue caratteristiche, e Gudi Onsen, si è fatto trovare pronto, e per domani valutiamo tante cose. Giasi è un ragazzo che dà l'anima, si sbatte, avete visto, è uscito stremato, ha preso una botta che non gli ha permesso più di continuare, quindi in questo momento sono contento del loro aspetto mentale, quindi sta bene. Manu sa che ha la stima di tutti, perché spinge forte, dà il 1000 per 1000 sempre, e domani mi lascio ancora un po' di tempo per decidere, poi anche in funzione delle partite che avremo ravvicinate, martedì ad Empoli, venerdì a Chievo, quindi qui c'è da centellinare le forze, da scegliere bene tutti gli uomini che stanno in una condizione accettabile e cercare di non sbagliare le scelte. È sicuro che già questa palla ha preso delle botte con Delano, insomma, ci sono tre punti, no, su cui tu hai già parlato in questo momento, che sono quello di riuscire a passare il vantaggio del primo, quello della confezione di Pescara, perché finalmente ribaltato, insomma, è sempre quello un bonus che mette nelle condizioni di poter inserire. Di non prendere gol, perché comunque la squadra prende gol da tanto tempo, non ha più, insomma, chiuso il portiere imbattuto, anche quello potrebbe essere magari un elemento, insomma, che dà fiducia. Abbiamo visto però una squadra che nel rapporto falli fatti, falli subiti a Pescara ha, come dire, cambiato passo, ecco. Potrebbe non essere negativo, oppure tu hai visto una squadra che no, più presente, più anche disposta alla lotta, ecco, quando c'è bisogno. No, l'avevo detto in presentazione della gara, bisogna andare sui duelli, bisogna andare forte. Il calcio è fatto di uno contro uno, e se già in primis ti metti in testa di non perderlo, forse dai qualche vantaggio alla tua squadra. E l'uno contro uno è lavorare sull'anticipo, spendere qualche fallo quando non ti accorgi di poter arrivare sulla palla, fallo tattico, non far ripartire gli avversari. Noi nelle partite precedenti su questo aspetto abbiamo lavorato male, soprattutto in alcune partite, vedi Ascoli, vedi Trapani, e vedi in alcune situazioni col Perugia. Allora chiaramente bisogna andare a lavorare su aspetti che non stanno dando risultati, e nelle ultime due gare abbiamo concesso pochissimo agli avversari, purtroppo non stiamo riuscendo a tenere inviolata la nostra porta, però stiamo lavorando bene. Noi abbiamo un primato per quanto riguarda tutta la Serie B, che è quella di essere la squadra che subisce i minuti in porta. Però il dato strano è che abbiamo subito tanti gol, e chiaramente il rapporto non torna per quanto riguarda percentuale di palle concesse a gol subiti, quindi da questo punto di vista dobbiamo avere molta più attenzione. Il fatto di non far tirare tanto le squadre avversarie è un pregio, ma dobbiamo cercare di essere ancora molto più attenti. Io penso che oltre ad andare in vantaggio e indirizzare le gare, che sarebbe per tutte le squadre il primo obiettivo, ho sempre detto ai ragazzi che nel momento di difficoltà, soprattutto quando si va sotto, una squadra è forte e ha una grossa personalità, ha un grosso carattere quando ribalta le partite. Noi l'abbiamo ribaltata non buttando il pallone a Viva il Parroco davanti in aria a Pescara, siamo riusciti a ribaltarla attraverso quello che ricerchiamo durante la settimana. Ne siamo convinti che questo ci ha dato modo di ribaltare la gara, e da questo dobbiamo ripartire, perché il secondo tempo penso che sia stato un secondo tempo straordinario, a parte gli ultimi 7-8 minuti dove chiaramente la paura di non portarla a casa ti fa arretrare di qualche metro, ti fa lottare dentro l'area di rigore, ma penso che nell'arco di un campionato quei 7-8 minuti ci possono stare, abbiamo tenuto bene. Abbiamo portato a casa una vittoria molto importante per noi. Parliamo un po' di una squadra che conosci bene, come la Juve Stabia, che magari ha avuto qualche problema, anche loro hanno subito tanti gol in questo inizio di campionato, è stato più caldo il loro problema. Però ora, soprattutto
l'ultima gara hanno fatto vedere, specie in casa loro, dove sarà sicuramente difficile per tutti, penso, la vittoria con l'Ascoli, credo che sia stata una vittoria, cioè la sconfitta con l'Ascoli sia stata assolutamente immeritata, quindi loro sicuramente sono una squadra che si sta mettendo in mostra anche i giocatori che l'anno scorso erano decisivi nella categoria inferiore. Sì, la conosco bene, ve l'ho detto, è una squadra sulle palle native molto pericolosa, perché so che l'allenatore ci lavora tanto, fanno tanti schemi su palla inattiva, hanno tante soluzioni, quindi da parte nostra concedere poco, cercare di non fare falli negli ultimi 20-25 metri, non concedere angoli perché veramente sono pericolosissimi. L'ultima gara hanno fatto due gol su palla inattiva, hanno giocatori che sono forti da questo punto di vista. Hanno due esterni che sono due schegge come Elia e Canotto, hanno dietro giocatori esperti come Vitiello, Trost, Mezzavia che è un centrocampista spostato dietro, Germonia è un terzino sinistro che spinge tanto, in mezzo al campo, ma ripeto, è una squadra che arrivando dall'anno scorso è una squadra che si conosce, è una squadra che ha un'identità ben precisa. Il lavoro rispetto a quello che può essere il mio in una squadra nuova, rispetto a noi, sono un pizzico in vantaggio. È una squadra temibilissima perché poi, come noi questa settimana, aver vinto ci ha fatto lavorare con più serenità, loro invece arrivano da due vittorie importanti, belle, giocando un grande calcio, a fine primo tempo col Pordenone erano già 4-1, quindi vuol dire che dal punto di vista mentale affrontiamo una squadra che sta bene, sicuramente saranno in fiducia e dobbiamo cercare subito di approcciare bene, non concedergli niente. Penso che anche questa settimana l'abbiamo preparata nel minimo dettaglio e dobbiamo, come quella di Pescara, cercare di essere forti sull'uno contro uno, non concedere spazio a nessuno della Juve Stabia. Perché ripeto, in questo momento qua, anche se ha gli stessi punti nostri, è una squadra che dopo due vittorie consecutive di sicuro è una delle squadre più pericolose che si può affrontare. Ultima domanda te la faccio invece sul tuo attacco, visto che parlavamo prima della punta centrale, soprattutto di Carolina, però hai adesso diversi esterni che ad esempio la Rusa non è entrato di lotto a Pescara. È vero che Gregorici non è ancora tornato quello di inizio stagione, però dall'altra parte Bidaoui dell'anno, insomma, ne hai tanti adesso, quindi anche lì cominci ad avere una buona scelta per mettere in campo i migliori che ti senti per la giornata e anche poi magari studiare la gara in corso, una strategia diversa. Beh, da quel punto di vista sugli esterni siamo coperti, copertissimi, abbiamo giocatori di grande valore. E Antonio, come ben sapete, quando si arriva da un infortunio importante hai quegli alti e bassi che fino a quando non arriva una condizione ottimale puoi avere, ma avete visto che alla prima partita dall'inizio col Trapani subito in gol, poi ha avuto qualche calo, è un ragazzo che sta spingendo forte e sa anche lui che al più presto deve arrivare al massimo della forma. A Pescara ho preferito mettere Delano, si erano create delle situazioni dove potevamo ripartire perché c'erano degli spazi enormi dietro la loro linea difensiva e penso che Delano poteva darci con la sua grande progressione qualche soluzione in avanti. Abbiamo avuto tre situazioni dove potevamo chiudere la gara e ancora non riusciamo a dare quel colpo di grazia agli avversari, però sugli esterni abbiamo giocatori forti. In questo momento Federico, penso che anche lui non è ai livelli dell'inizio stagione, però anche a Pescara penso si sia mosso benissimo, grande sacrificio in non possesso, nel secondo tempo lui e Bidaoui hanno spinto tanto, superando spesso l'avversario diretto, è arrivato al tiro una volta in maniera pericolosissima, cosa che nelle ultime partite non stava facendo, penso che sia in crescita rispetto alle gare precedenti e io, come dico sempre, quando lavori con tre attaccanti non è solo il terminale offensivo o la punta centrale,
gli esterni sono attaccanti puri, devono far gol, devono cercare di metterla dentro e devono anche loro pensare da attaccante a chiudere l'azione e cercare di portare gol importanti alla causa. Grazie. Grazie a voi.